Alice. Alice. Girati da noi. Che tempo fa lì in cima? Andare a cercare i funghi. Le domeniche impegnative. Da dove sci? Fai attenzione a non scivolare. Il problema è che è tutto secco. Allora, adesso non so se si sente il rumore di sottofondo, ma in teoria lì dovrebbe passare un fiume che nasce dalle cime qui in alto. Siamo intorno ai quota 1300 in questo momento. No, più o meno no, Alice, più o meno siamo intorno ai 1000-1300. Sì, 1000, non 1300. Le punte qua in alto sono 2000 e qualcosa. 2005. Sopra il 2007 ci sono i ghiacciai perenni. Eh sì, finalmente sta anche per piovere. Speriamo che stia per piovere. Direi che è giunta l'ora. Le domeniche dell'investitore Sì, immobiliare. investitore immobiliare. Ha deciso di alzarsi dal divano alle ore 18. Eh beh, ieri è stata una serata impegnativa. Dai, che forse compriamo un'altra casa, non sei contenta? No. Lezione di orientamento. Alice si è smarrita. Ha perso un paese. Allora, Alice, aiutiamo tutti quanti noi a ritrovare la strada. Allora, quello lì sotto che paese Bruzzara. è? Dove abitiamo noi? Ok. Torino dov'è? Torino è di là. Brava. Quindi la Francia è di là, giusto? Perfetto. Il comune di San Giorgio, che è la location dove ci siamo sposati, dove c'è il castello medievale, è più verso la Francia o verso Torino? Verso la Francia, brava. Quindi, prendiamo un punto di riferimento. Non lo trovo. La statale può essere un punto di riferimento, l'autostrada? Tipo quella strada lunga, lunga, Sì. lunga, lunga. Quella lì è l'autostrada, ok? San Giorgio è dietro l'autostrada o davanti all'autostrada? Dietro Dietro. l'autostrada, perfetto. Quindi, che paesi, che centri abitati ci sono dietro l'autostrada? Quale? Laggiù c'è il castello. E dov'è il Ok. castello? Brava! Adesso lo prendo io il bastone. Cuore mio. Sono grondante di sudore, letteralmente. Dai amore, suonano anche le campane. Suonano le campane, ci chiamano. Ci chiamano alla cena, dobbiamo correre. Oggi andremo a intervistare uno dei soci fondamentali nel mondo immobiliare. Ve lo presento. È il socio Cuscinetto di immobiliare.it. Ciao Cuscinetto! Sei di poche parole. Come mai il 16 agosto sei ancora in ufficio? E non sei al mare? Non hai nulla da dire? È molto silente oggi il cuscinetto di immobiliare. Oltre al cuscino di immobiliare, al piccolo immobiliarino, ci siamo anche noi. È suo, Alice si è appena chiusa nel suo stanzino. E continuiamo a lavorare anche durante il periodo di Ferragosto. Ora, chi mi segue su Facebook e su Instagram, già mi è scritto, perché ho mandato qualche storia, quindi ricordatevi di andare sul canale Paolini Power su Facebook e l'omonimo anche su Instagram, in maniera da vedere anche qualche highlights, qualche dettaglio un po' più particolare. E qualcuno mi ha scritto: ah, ma non chiudete ad agosto, non andate in ferie ad agosto. Sinceramente, signori, in tutto il mondo agosto è un mese lavorativo come un altro, quindi io personalmente
Non capisco il motivo per cui agosto dovrebbe essere un mese diverso. Non siamo più negli anni 60, negli anni 70, come quando ero ragazzino io, negli anni 90. Pum, si scompare per 3 settimane. Anche perché poi, nell'ironia della sorte, la maggior parte delle persone che poi fanno questo tipo di vita, poi me le ritrovo fra qualche settimana, a settembre, venire qua in ufficio perché hanno difficoltà economiche, non riescono magari a pagare il mutuo di casa. Poi mi li vedo, sicuramente vedete anche voi su Facebook fra qualche settimana. Ah, sono aumentate le utenze, faccio fatica, non riesco a fare la spesa, piove governo ladro. Però il 15 d'agosto vi siete messi di corsa in macchina spendendo un capitale per potervi affittare 60 metri quadrati di spiaggia con ombrellone e quant'altro, pagando l'ira di Dio. Per un ombrellone, uno sdraio, e farvi il selfie con il mare, mettervi lì col telefonino e mandare la storia per dire che siete stati in vacanza 3 settimane spendendo cifre da capogiro. Contenti voi, il resto del mondo continua a lavorare anche perché si corre, si corre, si corre. Perché qua dobbiamo fermarci? Non si capisce. Detto questo, mi presento, sono Marco Paolini. Occupo di investimenti immobiliari, cioè seleziono, gestisco, analizzo tutto quello che nel mondo immobiliare può generare reddito. Quindi da me vengono le persone che vogliono trasformare la casa o le case in denaro. Quindi faccio questo mestiere e invece per i privati, per i non investitori, mi occupo di selezionare metodi di marketing più premianti rispetto a mettersi fuori dal balcone e lanciare i volantini della casa messa in vendita. Quindi, se sei un privato che deve vendere casa e pensi che ci siano dei sistemi un po' più tecnologici rispetto a buttare i volantini dal balcone di casa sperando che qualcuno ti citofoni con un assegno circolare, mandami un messaggio e vedrò di poterti aiutare a entrare nel 2022 con sistemi magari un po' più performanti. Ciao, sono in vacanza e sono spaparanzato al sole. Ma dove lo vedi il sole? Ma sì, c'è un po' di luce che filtra qua, non mi voglio abbronzare troppo. Fai? Vado in appuntamento. Aspetta. Bravo. Mi fai lavorare anche questa settimana. Perché sei una brutta persona. Molto brutta. Molto brutta, molto brutta. Però questa settimana decideremo anche dove andare in vacanza. Sì. Settembre, fine Fine settembre, settembre, che non si muore neanche troppo di caldo. inizio ottobre. Per il primo anno da sposati Sì. ci facciamo una bella vacanza. Siamo indecisi, sud dell'Albania, sud della Spagna. Ma non è vero. Io voglio andare sud dell'Albania. Ma non è vero, cosa stai Sud, dicendo? la parte meridionale dell'Albania, quella col confine con la Ma se Grecia. abbiamo detto che ci andiamo poi a gennaio. No, a gennaio andiamo in Transilvania. Ma se io voglio andare nel nord Europa, cosa c'entra l'Albania o la Tu Spagna? decidi. Potremmo fare un viaggio Lei separato. decide. Appunto, io vado al caldo. Io vado al freddo. E te vai verso la Norvegia. Va Piacerebbe tantissimo. bene. Ciao Alice, ciao! Dai! Dobbiamo decidere dove No! andare. Cosa no? Votate! Sud dell'Europa o nord dell'Europa? Nord Europa non ci siamo mai stati, Sud Europa è vicino, ci Votatela! Fai possiamo scegliere scegliere dove i nostri andare. E follower. poi se hanno Votate! anche un'agenzia di viaggio da consigliarci, ben venga. Votate!